fatto male alla fine. È strano. L'ultima immagine, quindi come l'approccio del terzo, del quarto quarto. È ovvio che un allenatore deve guardare alla sua complessità, cioè sappiamo che non era una partita facile, Daisy aveva recuperato contro Desio, scusate, Canto Sabino aveva recuperato con Desio l'ultima partita in un minuto e un secondo, 6 punti, e poi sono andati a sommentare, hanno vinto, quindi una squadra che alla fine alza intensità difensiva, fisica, eccetera, eccetera. Io credo che siano, abbiamo tutti delle responsabilità, la mia è ovviamente di farlo giocare il meglio possibile e di usare tutti gli uomini, anche perché ovviamente per avere meno minutaggio e quindi meno fatica, meno stanchezza. Però allo stesso tempo tutti abbiamo la responsabilità di entrare dentro e fare qualcosa, almeno far bene. Se non riesci a far bene, almeno mantenere una cosa. Questo non è successo. Guardiamo lato positivo, e il lato positivo è che per 2 quarti abbiamo giocato la palla molto bene, abbiamo difeso, mosso la palla, fatto dei canestri facili perché ci passavano la palla, quindi una buona chimica di squadra, intensità, 100 anni fino a quel momento ha fatto ben poco, e comunque tirando con l'obiettivo era, sappiamo che fa 20 punti, però li facciamo fare con bassi percentuali. Mi darà spunto questo per rimarcare la prossima settimana il fatto che niente non butto e tutti noi ci dobbiamo conquistare i minuti in campo. La cosa che mi amareggia è che avrei voluto esaltare il lavoro magari di chi ha fatto bene, ma siamo una squadra, quindi riflettiamo a partire da chi la gestisce, cioè io, dobbiamo fare una riflessione e dire che queste cose non devono accadere, perché se sei con divario minimo, minore, questo. Basta. Se il divario è il minimo, certe cose sono d'accordo, sì. Però io credo che l'idea non è che tu devi entrare dentro e fare 8 punti, l'idea è che tu devi dar continuità a quello che ha fatto in precedenza e metterci la fame e la voglia. Okay. Dopo uno è più giovane, oggi Tempestini non ha fatto la sua solita partita, però un giovane, uno che entra, deve avere la voglia, non deve, deve fare, deve sacrificarsi. Questo è quello che è. Ma perché tramite questo tipo qua si cresce come giocatori, si cresce come squadra. Sì, perché è vero, devo dire che da allenatore sono contento della lettura di alcuni tipi di passaggi, del repentino continuare a cercare l'uomo libero e a mantenere quello che viene riferito alla separazione, cioè il vantaggio che prendi, mantenerlo e se possibile aumentarlo ancora di più per trovare il miglior tiro. È una squadra che segue molto quello che gli si dice. Vedo che si fidano fra di loro, si fidano al progetto che condividiamo, progetto partita che condividiamo insieme, e c'è partecipazione. Credo che anche i primi a non essere contenti saranno loro, quindi io sottolineerò che atteggiamento voglio vedere nelle partite, e per tre quarti c'è stata la voglia e anche adattamenti al momento difensivi, quando abbiamo scoperto che Cent'anni non andava più sui pick and roll perché sapeva che l'avremmo raddoppiato, quindi degli adattamenti fatti sull'istante, loro si sono prodigati per eseguire consapevolmente quello che vi è stato richiesto. 8. Ma noi abbiamo il girone, ho guardato l'altro giorno, Bergamo sicuramente
al girone più facile perché ha già incontrato tutte. Noi 100 più o meno così così, orzi nuove un po' meglio. Credo che sarà da rimboccarsi le maniche, lavoreremo, faremo come ho detto, questa amichevole la prossima settimana. Avremo un po' di riposo, perché credo che anche essendo sempre in 9, qualche energia ci va recuperata. Se lo sono meritato e quindi avranno un po' di riposo dopo, ovviamente, nel weekend che ce l'ha capita. Quanto e cosa potete Dipende da come è il risultato domani di 100 zinuo. Ovviamente, se 100 vince, abbiamo Bergamo e Orzi Nuovi a 2 punti, e se invece, e poi avremo 100 in casa, se invece 100 dovesse perdere, abbiamo un distacco da Orzi Nuovi di 4 punti, che è un distacco importante, anche avendo la possibilità poi di incontrarlo in casa. Ovviamente è una squadra che ha cambiato allenatore, che ha vinto partite importanti anche con Milano, quindi sarà dura. Il pensiero più sciocco sarebbe che sia un viatico facile, invece non sarà assolutamente facile, perché ne abbiamo adesso 5 fuori e 3 in, no, 5 fuori e 3 in casa, se non erro. E poi abbiamo in casa fuori anche delle partite importanti, squadre come Padova che deve andare ai playoff, Faenza che deve andare ai playoff, e quindi noi abbiamo probabilmente la salita più ardua. Sì. Calendario. In caso. Facile, non so. Io l'ho detto ieri, no, martedì a squadra, che il fatto che Ordinove abbia battuto Bergamo a me fa pensare sempre al primo posto, una testa. Se devo sognare, sogno il top. Se poi devo credere in qualcosa, sarebbe una figata arrivare prima. Quindi andare a battere Ordinove. E dopo essere così forti, avere due palle enormi per arrivare fino in fondo e cercare di essere magari a 3, con una differenza canestro, perché in quel caso avremo noi 2 vittorie contro di noi, Bergamo 2 vittorie contro di noi e Orzi Nuovi 2 vittorie contro Bergamo. Quindi ci sarebbe una classifica avulsa, a differenza canestro, chissà, però devo essere sincero, non c'è presunzione in questo, nel senso che mi chiedi cosa mi piacerebbe, cosa vorrei regalare ai piacentini, al presidente e a noi stessi, anche a me stesso. So che sarà veramente difficile, però anche al loro gioco.